In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile per trattare in via del tutto eccezionale di una nuova ondata di caldo che ci interesserà nei prossimi giorni. Giuseppe, cosa ci puoi dire in merito? Nell'intervento di venerdì scorso avevo annunciato una possibile nuova ondata di caldo a partire dalla metà di questa settimana. Ondata di caldo che le ultime elaborazioni mediche hanno confermato. Pertanto, nei prossimi giorni assisteremo ad una nuova espansione del promontorio anticiclonico subtropicale verso il Mediterraneo centrale. Possiamo vederlo sulla mappa di previsione prevista per domani, mercoledì. Inizialmente, l'onda di calore sulla nostra regione risulterà di moderata intensità. Intanto, per la giornata di oggi saranno moderate correnti nord-orientali, ma in via di attenuazione, con cielo prevalentemente scontro da nubi. Domani, mercoledì, avrà inizio il cambio di circolazione. I venti settentrionali cesseranno, favorendo una maggiore stabilità e con temperature che inizieranno ad aumentare anche sui colli e sui monti. Dunque, cielo sereno, poco nuvoloso ovunque e mare quasi calmo o poco mosso. Come si svilupperà invece la situazione per i prossimi giorni? Sì, per giovedì 24 e venerdì 25 avremo cielo sereno ovunque, con temperature in aumento, soprattutto per quanto riguarda i valori massimi nelle località più interne, temperature che saranno comprese tra i 26 e i 28 gradi centigradi della costa e i 30-32 gradi delle aree più interne. Venti deboli di direzione variabile con brezza sottocosta nelle ore centrali della giornata. Il mare risulterà calmo al mattino con lieve aumento del moto ondoso nel corso del pomeriggio. Giuseppe, si potrebbe iniziare già a delineare una tendenza per quanto riguarda invece il fine settimana? Sì, per sabato e domenica i modelli sono tutti concordi nel prevedere un'accentuazione del caldo. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, salvo la formazione di qualche nube cumuliforme nelle aree montuose durante il pomeriggio. Temperature in sensibile aumento, specie nelle aree più interne, ventilazione debole e mare calmo. Questa nuova ondata di caldo che ci interesserà a breve può essere paragonata alla stessa che ci ha interessato nei primi giorni di agosto? Non si tratterà di un'ondata di caldo paragonabile a quella che abbiamo vissuto nella prima decade di questo mese. Tuttavia, relativamente al periodo in corso, possiamo definirla intensa, sia per durata che per intensità. Sappiamo che la prima decade di agosto inizia il declino della stagione con le prime piogge temporali che annunciano l'autunno ormai in invece, da alcuni anni, la nostra estate tende ad allungarsi e non a caso l'apice di questa ondata di caldo probabilmente verrà raggiunta tra domenica 27 e lunedì 28, quando le temperature massime potrebbero raggiungere e non superare i 35 gradi centigradi su molte località interne lontane dal mare. Ecco, e per concludere, quindi, quando terminerà questa nuova ondata di caldo? Si può già iniziare a delineare un termine? Sì, possiamo dare una tendenza piuttosto affidabile e molto probabilmente almeno fino alla fine del mese non avremo grossi cambiamenti. Dunque, il periodo di siccità proseguirà senza sosta. Comunque, per maggiori dettagli, invito i telespettatori a consultare gli aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.mercoledì.it.